Nuovo ospedale, l'osservatore civico si coalizza con l'arcivescovo Lomanto. L'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto, ha ricevuto il dirigente dell'osservatore civico per un cordiale incontro nel corso del quale sono state prese in esame varie tematiche, con particolare riguardo a quelle relative alla sanità. Per l'osservatore civico hanno partecipato il presidente Salvo Sorbello e due vice, Donatella Giudice e Alberto Leone, e il coordinatore della commissione tecnico-scientifica Franco Cirillo. Era presente anche Don Aurelio Russo, rettore del Santuario della Madonna delle Lacrime e componente del collegio dei provveditori dell'Osservatorio Civico. Nel corso dell'incontro, l'arcivescovo Lomanto ha sottolineato l'importanza di sostenere il Servizio Sanitario Nazionale, pur tenendo conto delle difficoltà relative alla carenza di personale e al difficile reclutamento del personale sanitario. Si è concordato che le problematiche risultano più gravose nei casi in cui ci si trova di fronte a situazioni di fragilità e difficoltà economiche. Si è discusso anche del nuovo ospedale di Siracusa, che risulta un'esigenza prioritaria per una realtà come Siracusa, unico capoluogo di provincia siciliano che non dispone di un nosocomio di recente costruzione. I dirigenti dell'Osservatorio Civico hanno illustrato all'arcivescovo l'attività che questo nuovo organismo di partecipazione diretta dei cittadini sta svolgendo, grazie anche alle intese che ha già definito con l'Ordine dei Medici e con ANCI Sicilia, l'associazione che raggruppa tutti i comuni della nostra regione.